Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di dropshipping su eBay e soprattutto parliamo dei mercati dove conviene vendere in dropshipping su eBay, in quale parte del mondo e perché. Quindi resta con me. Innanzitutto tanti auguri a tutti, anche se un po' in ritardo, di buon anno, che possa essere prosperoso per i vostri obiettivi, per tutti i nostri obiettivi. E ne approfitto anche per dirvi due parole sul canale. In questo anno il canale riceverà delle modifiche, dei miglioramenti a cui sto lavorando e che vedrete presto. Inizierò delle nuove rubriche, un nuovo calendario che pubblicherò nel canale, in cui vedrete i tipi di contenuti che andremo ad affrontare, sempre dropshipping, ma anche contenuti relativi alla crescita e finanza personale, come sapete, che affronto nel canale. Grazie a tutti di iscrivervi e seguirmi. Quest'anno sarà davvero davvero speciale. Ora, tornando al nostro discorso su eBay, sul dropshipping eBay, voglio parlare oggi con voi di quale mercato conviene. Molti di voi mi cercano e mi chiedono giustamente se conviene vendere in Italia, se conviene vendere in America. Ora, partiamo dal presupposto che non c'è una risposta assoluta. Non è che c'è un posto meglio, sì, ci sono i posti meglio dell'altro, però potete fare profitto in qualsiasi paese del mondo, anche se vendete in Africa potete fare profitto. Ovviamente ci sono mercati più grandi, mercati più vantaggiosi. Tutto sta nella vostra strategia. Prima di vedere i vantaggi e svantaggi di alcuni paesi principali dove conviene vendere, facciamo una piccola riflessione. Prima di tutto, con il vostro account eBay, con il vostro account venditore eBay o acquirente, potete entrare in qualsiasi eBay mondiale. Molti di voi non lo sanno, molti di voi me lo chiedono se è possibile, se si rischia qualcosa. No, se hai un account registrato in Italia puoi entrare in ebay.com, in ebay.de, in ebay.co.uk, insomma in qualsiasi eBay mondiale puoi vendere e puoi acquistare in quel sito eBay. La stessa cosa vale per Amazon come acquirente. Quindi puoi usare il tuo account per vendere in altri paesi. Detto questo, andiamo ad analizzare un attimo i mercati. Ci sono, diciamo, 5 mercati, mi sembra, sì, principali che ci possono interessare. Ovviamente il mercato americano. Se andiamo a considerare eBay.com, eBay.com riceve circa 950 milioni di visite al mese. Significa che ci sono 950 milioni di persone che ogni mese visitano ebay.com per acquistare o per guardare. Quindi questo lascia immaginare la grandezza del mercato americano. Off topic, amazon.com, quindi Amazon americano, ha circa 2 miliardi di visite al mese. Così buttiamola lì, tanto per fare un paragone. Quindi il mercato americano è ovviamente il più grande. Ovviamente è il più grande, dove girano più soldi e girano più acquirenti, ma è anche più competitivo, perché ci sono tanti altri dropshipper, centinaia di decine di dropshipper in America che utilizzano i fornitori che andrete ad utilizzare anche voi. Quindi è un mercato molto più competitivo. È sì vero che ci sono più acquirenti, ma è vero che ci sono tante altre persone con gli stessi prodotti a margini più bassi, che hanno altri metodi per guadagnare, che magari chi inizia come voi non li ha ancora appresi, non li ha ancora messi a punto. Spostandoci in Europa, quindi dove viviamo noi, ci sono interessanti mercati pure. Andiamo un attimo a striarli per grandezza. Il più grande in Europa ex Europa era amazon.co.uk, quindi il mercato del Regno Unito. Questo è il più grande, con circa 300-350 milioni di visite al mese, quindi comunque un terzo di quello americano, ed è il più grande europeo. Ovviamente c'è anche un altro vantaggio del vendere nel Regno Unito, ragazzi, perché oltre ad avere oltre ad essere il mercato più grande, però sempre tenendo in considerazione che c'è più concorrenza, cioè noi traiamo vantaggio se vivi in zona euro, vantaggio dal cambio pound-euro, perché ovviamente il pound vale di più dell'euro, quindi se vendi in 100 pound incasserai.
non so, non mi ricordo quanti sono, 115 euro, forse 113 euro, e quindi guadagni anche sul cambio. Oltre al fatto che in Inghilterra ci sono anche più fornitori disponibili, oltre al classico Amazon, AliExpress, c'è una lista ben ampia di fornitori, essendo un mercato grande, quindi interessato a molte persone. Tra l'altro, in America un altro vantaggio che ho dimenticato di dirvi è la lista fornitori. La lista fornitori in America è enorme, ci sono tantissimi siti: Amazon, Walmart, Home Depot, Target, Banggood, AliExpress, Mayfair, tantissimi ce ne sono e si possono utilizzare. Però ovviamente dall'altro lato abbiamo lo svantaggio del cambio, che a differenza del Regno Unito è a sfavore. Quindi sto cercando di darvi un po' i punti della situazione, vantaggi e svantaggi, così che poi potete trarre le vostre conclusioni. A fine video vi dirò anche le mie conclusioni. Il secondo mercato, che secondo me è il migliore in Europa, quindi il secondo mercato in Europa per grandezza, che è il migliore dove iniziare, il migliore dove vendere in questo momento, questo di Regino. Prima che ve lo dico, però, vi devo chiedere di iscrivervi al canale, mettere like, così mi farete crescere. Diventiamo sempre più grandi come community, siamo quasi 600, grazie a tutti. Quindi iscrivetevi, così rimarrete aggiornati, non vi perderete un video. Condividete i contenuti con chi vi può interessare. Tornando a noi, il secondo mercato più grande in Europa, ed è quello che mi piace al momento di più, è quello tedesco. In Germania ci sono circa 200-250 milioni di visite al mese ed è il mercato al momento migliore, per un semplice motivo: c'è meno concorrenza. Questa è tra l'altro una di quelle informazioni che non ho mai dato, quindi tenetela molto cara. Il mercato tedesco al momento è quello più esplosivo, dove si fanno più vendite, dove si fanno più incassi. Però ragazzi, non è facile vendere il mercato tedesco, perché ci sono dei requisiti eBay vi chiede dei requisiti speciali che vi servono, quindi un'azienda tedesca, per vendere in Germania, se no vi bloccano l'account. Quindi se non avete questi requisiti non vendete in Germania. C'è un modo per aggirare il sistema, ma magari ve ne parlerò in un altro video, quindi un modo per aggirare questi requisiti. Quindi il mercato non è l'obiettivo di questo video, magari ne faremo uno dedicato. Quindi il mercato tedesco è il migliore al momento per me dove vendere, anche se è più complesso, anche perché poi ragazzi c'è la lingua, c'è il fattore lingua. Un vantaggio dell'americano e del Regno Unito è anche l'inglese, che bene o male dovreste saper parlare o comunque arrampicarvi un po' tutti. Tedesco già avete bisogno del traduttore, o una persona, assume una persona che parla tedesco per ogni messaggio e ogni cosa che dovete fare. Detto questo, il terzo mercato più grande in Europa è il francese. Il francese ha circa 100 milioni di visite al mese ed è il terzo mercato più grande. Anche uno dei miei preferiti, però al momento è un po' colpito tanto dal virus, quindi diciamo il mercato è abbastanza depresso, come anche in Italia, ha perso il suo charme, ma è un ottimo mercato. Ci sono pochi fornitori in Francia, però Amazon lo potete usare, Postway lo potete usare, AliExpress lo potete usare, Banggood lo potete utilizzare. Poi il quarto più grande in Europa, o almeno il più piccolo in Europa, perché ormai sono rimasti due che ci interessano, è l'italiano. In Italia ci sono circa 50 milioni di visite al mese. Guardate la differenza tra Germania, 250 milioni, America, 900-950 milioni, Italia, 50 milioni. Per farvi capire, chi mi chiede conviene vendere in Italia, può convenire. Se avete la giusta strategia, se avete la giusta quantità di articoli, se avete il giusto fornitore, anche Amazon conviene, però ovviamente dovete avere decine di migliaia di articoli per farne valere la pena, magari, perché a pari articoli, se in Italia con 10.000 articoli fate uno, in America con 10.000 articoli fate 5, cioè, è anche ovvio. Quindi è questione di strategia. L'ultimo mercato più piccolo, il più piccolo in Europa, è il mercato spagnolo, che ha circa 30 milioni di visite a mese. A me non è mai piaciuto,
L'ho provato, però ci sono un sacco di problemi, almeno utilizzando Amazon, perché Amazon spedisce in tante isole della Spagna. Stessa cosa in America, Amazon spedisce in molti posti dell'America, però in America su eBay puoi escludere questi paesi, ne parlo in modo dettagliato su dropshippingchilometrizero.com, se vuoi andarlo a vedere, dai un'occhiata, affronto tutti questi argomenti. In America puoi escludere i posti dove Amazon spedisce, in Spagna no. Dopo che abbiamo visto tutta questa situazione, abbiamo fatto questa panoramica, dove conviene vendere? Allora ragazzi, dipende dalla strategia, dipende da come siete bravi a fare profitto, perché a differenza di Shopify, come vi ho spiegato, su eBay si fa profitto in diversi modi, sia dal margine, dalla differenza di prezzo da cui acquisti, magari su Amazon o su AliExpress o su altri siti, il prodotto, e a quello a cui lo vendi, togliendo le fees di eBay e di PayPal. Ma ci sono altri modi per fare profitti, tipo i siti di cashback, che non capisco perché in Italia nessuno utilizza, ma anche chi fa Shopify, perché i siti di cashback ci sono anche per AliExpress, ci sono per altri siti, in Italia sembrano queste cose misteriose, per questo sembra a riprova che in Italia si fanno le cose giusto per guadagnare quei 4-5 spiccioli e poi chiudere baracca. Infatti nei gruppi Facebook lo vedo continuamente, gente che apre e chiude stores come patatine. Non è una cosa che condivido, e per questo anche che non mi piace Shopify, o almeno Shopify mi piace, ma non mi piace la modalità in cui viene visto in Italia. Non ci si concentra, non si investe a costruire un brand, non si investe a costruire un'immagine, una cosa a lungo termine, ma solo a fare profitto di breve termine. È ovvio che non è una cosa sostenibile. A differenza di eBay, che lo automatizzi, lo metti lì, fai un sistema che resta nel tempo, se sai differenziare, se sai evitare le sospensioni. Di cosa stavamo parlando? Sì, Shopify. Dei cashback, sì. Quindi puoi utilizzare diversi modi di cashback per aumentare il profitto. Oltre alle carte di regalo scontate, oltre alle carte di credito che ti danno punti come l'American Express che ho io, che ti tornano dei punti o una percentuale di spesa su quello che spendi, e tutto questo aumenti il tuo profitto. Quindi dipende il mercato dove operare, dipende anche da tutte queste cose, devi valutare. Se sei agli inizi, io ti consiglio di iniziare in mercati come l'America o il Regno Unito, ovviamente informandoti prima, non andare a vendere subito, fai le tue ricerche, informati, contattami, fai quello che vuoi, cerca di capire, perché sennò su eBay rischi semplicemente l'account. Inizia in questi mercati, perché sono quelli un po' più semplici, o meglio quelli più testati, dove ci sono più risorse, ci sono più fornitori rispetto magari a una Germania o una Francia, che sono un po' più complicati anche per il fattore lingua. Quindi puoi vendere in tutta Europa, decidi il mercato dove iniziare e inizia lentamente, non cercare di scalare se prima non conosci bene la piattaforma, se prima non conosci, questo vale per qualsiasi business, non concentrarti sui soldi, concentrati sul conoscere il business e sull'affrontare ogni problema che può venire, perché problemi, ragazzi, ne possono nascere a centinaia di diverso tipo, quindi è importante conoscerli tutti e saper affrontarli tutti. Detto questo, ricordati di iscriverti al canale, grazie per essere stato qui con me oggi, spero che i miei video ti siano di utilità, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.